Garantire l'accesso a prestazioni sanitarie e diagnostiche a persone e famiglie che in numero crescente per la crisi devono scegliere se mangiare o curarsi. Vuol dare una risposta rapida e concreta a questo tipo di situazioni il progetto Solidarietà e Salute, che la Misericordia di Pistoia realizza con il sostegno finanziario della Fondazione Caripit e la collaborazione della sezione provinciale della Federazione Italiana Medici di Famiglia e la Caritas Diocesana. Ma come funziona il progetto? Vengono messi a disposizione 40.000 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio, altrettanto li mette la Misericordia di Pistoia. Con questo budget creiamo, si pensa di creare dalle 4.000-5.000 prestazioni, prestazioni che saranno segnalate dai medici di base. La Caritas è un altro partner importante, come sappiamo la Caritas è quella che tutto sommato ha la situazione, diciamo, del disagio, è quella che ne sa più di tutti. Noi mettiamo questo fondo a disposizione dei medici di famiglia, i quali troveranno sul nostro portale del poliambulatorio la modulistica da stampare e da inviarci. Il medico che conosce benissimo, diciamo, lo stato socio-economico della famiglia, quindi potrà scaricare il modulo, riempirlo con i dati che lo richiedono e barrare la casella al quale il suo paziente in quel momento necessita di intervento e quindi ricade in una delle casistiche. Manda il suo paziente al poliambulatorio della Misericordia e riceve la prestazione senza che il paziente debba spendere niente. Veramente abbiamo l'impressione che sia uno strumento importante anche perché è rapido e ha dei rilievi infallibili. Delle volte il distribuire risorse per le persone in stato di disagio crea dei meccanismi lunghi e delle volte anche non precisi. Questo, essendo il medico di famiglia che è al corrente della situazione dell'individuo, identifica in maniera rapida e sicura le persone veramente che hanno necessità, da una parte di salute e dall'altra necessità per carenza economica. Molte delle prestazioni assicurate dall'iniziativa, che vanno dall'angiologia ecodoppler cardiovascolare all'ecografia ginecologico-ostetrica, alle stesse analisi mediche, sino a mammografie, visite oculistiche, ortopediche, urologiche e tanto altro. Un fabbisogno di assistenza sanitaria in senso lato e quindi anche diagnostica che molte persone hanno difficoltà a sostenere sia come costo del ticket sia come costo della prestazione e avere quindi la prestazione in tempi decenti e quindi noi avvertiamo questa esigenza e quindi abbiamo sicuramente accolto con favore questo e ci siamo resi disponibili per poter senza vincoli burocratici, senza pastoie, senza fogli da riempire eccessivamente, ma solo segnalando alla Misericordia la necessità sociale e ovviamente sanitaria di un accertamento da fare. Persone che appunto hanno necessità come appunto di curarsi, che però non potendo, devono scegliere che cosa poter fare, o mangiare, oppure pagare le bollette, oppure curarsi. Spesso il curarsi rimane in secondo piano, però questo comporta poi dei problemi di carattere sociale e anche di prevenzione per curare le malattie che poi avranno un risvolto sociale nel tempo.